Si riaccende la mobilitazione contro la realizzazione del quarto lotto della superstrada Terramomare. Per dire no a questo progetto, il comitato Terra Lieta ha esposto uno striscione di contestazione dell'attuale progetto sulla strada di Castellanciano. L'ANAS ha proposto delle controdeduzioni a quelle fatte noi a suo tempo quando ci hanno proposto questo tracciato. Ora, quello che ha detto ANAS un po' lascia a desiderare, perché sulle nostre battaglie fatte non ha risposto niente quasi, e ha addotto delle motivazioni per il tratto che vogliono fare, che sono motivazioni che non stanno né in cielo né in terra. E pertanto diciamo che abbiamo fatto una proposta diversa con un tracciato diverso. L'ANAS prende in considerazione il nostro tracciato, però siamo disponibili a sederci al tavolo insieme alla nostra comunità per decidere, perché noi siamo interessati per decidere cosa fare, ma non perpetrare uno scempio che non porta da nessuna parte. Noi vogliamo bene al nostro territorio e alla nostra comunità. Il Comitato Terra Lieta, da tempo impegnato nella tutela delle aree verdi della zona, ha ribadito la sua posizione contro il progetto, sottolineando l'importanza di salvaguardare il paesaggio rurale e le attività agrituristiche che rappresentano una risorsa fondamentale per l'economia locale. Stiamo cercando, più che di fermarlo, di proporre soluzioni alternative, perché così come è stata concepita questa strada, intanto è una ripetizione pedissequa di questa strada che già il Comune ha messo a posto qualche mese fa. E, oltretutto, a noi vanifica tutte le attività agricole che abbiamo messo su da una vita, per cui ci distrugge dei sogni. Io sono in semibiologico, quindi si parla di sostenibilità. Si parla di ecologia, ma invece davanti a poteri forti, se vogliamo, tutto quanto va vanificato. Lo striscione ben visibile ai passanti recita un chiaro messaggio di opposizione, sottolineando la necessità di rivedere il piano attuale e di considerare situazioni alternative più rispettose dell'ambiente e del territorio. Si fa un attraversamento passando da un comune all'altro senza alcun motivo, per poi tornare quindi anche nel comune finale di Giulianova, e da questo punto di vista, insomma, noi abbiamo sempre sollevato la problematicità di questo consumo di suolo che continua a caratterizzare le scelte urbanistiche e di pianificazione, insomma, di questa nostra provincia, mentre invece si dovrebbe andare sempre più verso la razionalizzazione.